La marcia di oggi a Parigi, che cos'è? È una marcia che ha centrato il problema dopo i fatti tragici che abbiamo dovuto analizzare o che cos'altro? Assolutamente no, questa marcia è una dimostrazione di retorica pensata dai gruppi dirigenti europei che sono nel pieno della più grave crisi della storia europea e che cercano di compattarsi ma sono divisi, sono completamente impotenti di fronte a ciò che accade. Questa è la prima mia osservazione. La seconda osservazione mi colpisce il fatto che fino ad ora nessuno ha detto una cosa che invece secondo me frulla nella testa di milioni di italiani, anzi direi di decine di milioni di europei. Lo dico perché lo so. Ed è questa. Ma voi avete dato per scontata che la versione degli avvenimenti di Parigi sia quella vera. Non è così? La versione degli avvenimenti di Parigi, non casualmente, alcuni giornalisti intelligenti l'hanno subito paragonata all'11 di settembre. L'hanno chiamato l'11 di settembre europeo o parigino. Credo che tu sull'11 settembre hai la tua versione dei fatti. Naturalmente con la mia versione dei fatti. Sono 15 anni che mi occupo di questo e continuerò a farlo, ma adesso che cosa sta accadendo? Vedi, curioso che ci sono milioni di persone in questo paese e fuori che cominciano a fare la connessione necessaria. Ah, l'11 di settembre, e questa roba qui che è successa sotto i nostri occhi e di cui ancora non abbiamo nessuna attendibile, decente versione, non sono simili? Sono simili. Questa è la prima cosa da fare. Siamo ancora molto lontani da vedere la verità. Tu ti riferisci ai tanti buchi neri che ci sono nella ricostruzione dei fatti, dalla carta d'identità all'indirizzo sbagliato? Naturalmente, aggiungo, perché in questi giorni stanno circolando su internet e sul web un sacco di documenti che la gente comune che legge i giornali e guarda le televisioni non ha visto. Io oggi pomeriggio ho guardato una bellissima intervista all'ex ministro degli esteri francese Roland Dumas, data a una televisione francese, dove lui dice apertamente, senza neanche fare tanta diplomazia, dice: ma io sono stato consultato alcuni anni fa se volevo partecipare alla detronizzazione di Gheddafi. È stato organizzato da tempo, mi hanno chiamato gli inglesi, mi hanno chiesto se volevo partecipare, io ho detto no grazie perché io non ritengo che sia giusto. Ma ci ha detto che stavano preparando da tempo l'assalto contro la Libia e contro Gheddafi. Ma cosa c'entra rispetto ai fatti di Parigi? Perché adesso ti dico l'altra mia cosa che volevo esplicitare. Mentre sentivo la discussione mi veniva in mente il proverbio: chi semina vento raccoglie tempesta. Poi ho pensato: no, non basta. Chi semina tempesta raccoglie tempesta. E questa è ancora una parte della verità. Io dico di più. Noi abbiamo, quando dico noi, dico gli Stati Uniti d'America e una parte dell'Occidente, abbiamo creato con le nostre mani il terrorismo islamico e lo abbiamo scatenato contro un'altra parte dell'Occidente. Questo abbiamo fatto e ci sono le prove abbondanti di quello che sto dicendo. La domanda che io faccio a tutti quelli che ci ascoltano è questo: ponetevi voi la domanda. Ma come si fa a costruire un esercito di oltre 50.000 uomini in meno di un anno, cioè l'esercito del cosiddetto Stato Islamico? Come si fa se non ci sono dietro miliardi di dollari? E chi è che ha pagato questo? L'Arabia Saudita. Ma se forse la signora Stan Santanché pensa che i servizi segreti dell'Arabia Saudita siano scollegati da quelli americani, se lo pensa si sbaglia. I servizi segreti arabo-sauditi, quelli della Turchia, quelli del Qatar, sono delle filiali della CIA. E quindi se partono milioni e milioni di dollari per finanziare l'esercito di 50.000 uomini, bisogna andare a vedere da dove è nato tutto questo. E poi posso aggiungere di molto di peggio, perché la guerra contro la Siria è stata organizzata dagli europei e lo sappiamo tutti benissimo, perché abbiamo visto la faccia del senatore McCain fotografata in decine di fotografie accanto ai capi dell'ISIS 2 anni fa.
due anni fa? Che ci faceva il senatore McCain in Siria? Da dove arrivano le armi al cosiddetto esercito siriano libero? Da dove arrivavano? Dalla Turchia, paese della NATO. Da dove vengono allora, le complicità? No, fammi finire questo discorso, perché io ho partecipato come deputato europeo alla commissione sulle cosiddette carceri segrete della CIA, ci ho scritto pure un libro, dalla quale emerge con tutta evidenza che i servizi segreti europei sono da anni filiali della Central Intelligence Agency, incluso quello italiano, di cui abbiamo le prove. Quindi come fa la Francia a difendersi se i suoi servizi segreti sono alle dipendenze degli Stati Uniti d'America? Ci sentiamo la storia dopo. Accaduto in Francia. Mario Di Rossi. A me dispiace.